La parola al signor sindaco. Grazie Presidente. Brevemente, perché l'assessore Panini ha già illustrato per conto della Giunta l'importanza di questa giornata. Un saluto ovviamente a tutti voi che rappresentate un mondo enorme, lo rappresentate con competenza, qualità e passione. La pizza, come poche altre cose, credo riesce a unire tutti, compreso questo Consiglio Comunale. Non credo che su questo riconoscimento ci siano differenze politiche. Poi ha anche avuto la capacità di far diventare l'assessore Panini, oltre che un bravo assessore, anche un poeta, perché l'ho visto particolarmente ispirato e sempre più napoletano anche grazie alla pizza. Ma detto questo, io sono rimasto colpito dalle motivazioni di questo riconoscimento, che non è solo il riconoscimento di un'arte che noi napoletani conosciamo e quindi è semplicemente un riconoscimento globale e mondiale di qualcosa che noi conosciamo sin da piccoli, perché la pizza è il primo alimento di cui ci cibiamo dopo i primi anni della nostra vita, ma è la motivazione della pizza come capacità di tenere insieme un popolo. Cioè mettere insieme intrattenimento, umanità, calore, famiglia, amici, un momento in cui viver bene la nostra città. È la forza anche della pizza nel mondo, perché non è solo un riconoscimento a voi che operate a Napoli, a voi che operate in Campania, è un riconoscimento a tutti i pizzaioli napoletani nel mondo. Ed è chiaro che il legame tra la pizza e Napoli è un legame storico, indissolubile, che oggi viene formalmente consacrato e reso per sempre come patrimonio immateriale dell'umanità. E credo che non sia nemmeno casuale che avvenga oggi, in una fase di grande rilancio culturale di Napoli. E non è un caso che la pizza la voglio abbinare alla cultura. La pizza è cultura, è competenza, è qualità, è tradizione, è radice, è innovazione, è creatività, è fantasia, è donne, giovani, la capacità che voi avete di trasmettere il mestiere, un mestiere che non finirà mai. Quindi io sono davvero contento perché questo ci aiuterà molto, non è solo un riconoscimento che meritate e che meritano i pizzaioli, ma serve anche alla città, serve alla nostra immagine, alla nostra economia, al nostro lavoro, al nostro rilancio, ad affrontare ancora con più tenacia le sofferenze e le difficoltà che anche attanagliano questa città ogni giorno. Quindi non è qualcosa da ridurre a un qualcosa di retorico, di folcloristico, nel solito cliché di qualche qualcuno vuole ogni tanto narrare di una città al baratro che si salva solo grazie alla pizza al mandolino. È sbagliato dire questo, non è che la pizza cancella i problemi, però questo fa riconoscere di come la cultura di Napoli sia la cultura ai vertici del mondo, attraverso il teatro, attraverso la poesia, la letteratura, la cultura e anche attraverso molto la gastronomia e quindi la pizza che sta ai vertici della gastronomia. Ci sarebbero tante cose da dire, ma più che da dire, credo che è venuto il momento anche di fare tante cose in più grazie alla pizza, tante iniziative su cui stiamo riflettendo e davvero credo che questo Consiglio Comunale, di cui sono convinto di interpretare la volontà veramente di tutte le consigliere e tutti i consiglieri, oggi vi è grati perché questo è un riconoscimento voluto non solo dai pizzaioli ma dal popolo, perché raggiungere oltre 2 milioni di firme è anche un ulteriore fatto storico. Le firme sono state prese non solo a Napoli, non solo in Campania, ma anche in altre parti del territorio nazionale e del territorio internazionale. Chi dice che la pizza è nata in altre parti del mondo vuol dire che non ha capito nulla di Napoli, perché che nessuno se ne voglia male, ma la pizza è veramente pizza non solo quando viene fatta a Napoli, ma quando viene fatta da un pizzaiolo napoletano. Poi l'arte si può trasmettere, si può cercare di emulare e questo ci fa piacere. Ma abbiamo dei primati e delle cose che nessuno ci potrà cancellare. Quindi davvero grazie a nome mio personale come sindaco della città di Napoli e anche della città metropolitana, a nome di tutta la giunta come ha fatto l'assessore Panini e credo di interpretare veramente la volontà unanime di questo consiglio perché siamo orgogliosi quando raggiungiamo questi primati. Queste sono classifiche vere, altre sono classifiche opinabili che anche rispettiamo, ma di cui spesso non ne condividiamo le ragioni fondanti. Questo è un riconoscimento storico, cioè per sempre tutte le generazioni andranno a vedere negli atti formali e troveranno che la pizza
è patrimonio immateriale UNESCO, sta nella storia del mondo, nella storia dell'umanità, e questo è Napoli, perché Napoli e pizza è una cosa sola. Grazie, buona giornata a tutti.